professor dottor presidente emerito Ugo De Siervo. Confrontiamoci coi numeri sulla legge Fornero, sulla disoccupazione, sulla precarietà, sulle tasse, sulla povertà, sullo sviluppo, sulla crescita. Professor dottor, lei sa quanti giovani italiani ogni anno scappano all'estero perché qua non hanno futuro e non hanno lavoro? Anche a causa di una legge sbagliata come la Fornero, di un eccesso di tassazione, di un eccesso di burocrazia. Dov'era lei negli anni scorsi? Dov'era Boeri negli anni scorsi? Dov'erano tutti questi soloni che spiegano a me, povero, ignorante ministro dell'interno, cosa dovrei fare per aiutare questo paese? Io sto governando da 4 mesi. Ma voi, che avete avuto responsabilità o di governo o di gestione della cosa pubblica negli ultimi 10, 20, 30, 40 anni, dove eravate? Cosa facevate? Se avete tutte le soluzioni oggi. Io, umile, ignorante, ministro dell'interno, ho dimostrato sull'immigrazione che invece di avere 150.000 sbarchi, ne abbiamo 20.000, che risparmiamo 1 miliardo di euro in finti profughi e finte cooperative che usiamo per assumere poliziotti e carabinieri. Sono ignorante, ma due conti riesco a farli e un po' di coraggio e un po' di palle penso di saperle dimostrare. Quindi aspetto che tutti questi geni che adesso spiegano al nuovo governo umile, arrivato da poco, noi poverini, gli ultimi della fila, i Pinocchietti, i Calimeri, voi geniali rappresentanti dell'economia che funziona, le agenzie di rating, quelle che non si erano accorte di che cosa stava succedendo nel 2008, quelli che va tutto bene, madama la marchesa, il popolo ha fame, dategli delle brioche a questo popolo di affamati, di precari, di artigiani, di operai, di commercianti, di partite IVA sfruttate, dategli delle brioche. Adesso vi chiedo solo, lasciateci lavorare.